Situazione annosa quella che riguarda gli impianti sportivi del comune di Pistoia, situazione che è stata anche diciamo peggiorata e bloccata dal Covid-19, ma come dice l'assessore Gabriele Magni, il maledetto virus non bloccherà l'impiantistica pistoiese. Ma non deve bloccare assolutamente. Allora, il periodo è tremendo, è inutile che lo descriva, è un periodo tremendo mondiale. Dopo 2 anni di lavori, progettazioni da, partendo da zero, reperimento soldi, siamo arrivati, partecipazione a bandi, siamo arrivati a aprire cantieri e il coronavirus ci ha bloccato. Ci ha bloccato, devo dire, temporaneamente, deve essere questo il nostro pensiero, perché poi la partenza sarà ancora più forte di prima. Come dico, gli sportivi si stanno preparando per partire al 110%. Gli uffici dell'impiantistica sportiva comunque continuano a lavorare. Ma devo dire che c'è stata una vita nuova di questa, dell'impiantistica sportiva, con un metodo di lavoro, grazie al lavoro di un altro ufficio, il CED del comune di Pistoia, che ha messo tutti i vari ingegneri, geometri, nella possibilità di lavorare da remoto da casa, quindi accedendo da casa al proprio computer di lavoro. Stanno viaggiando molto molto veloce, cioè in questo periodo assolutamente negativo si è trovato, passatemi il termine, il positivo nell'essere fermi su dei lavori che devono ripartire appena finita l'emergenza. Quindi l'impiantistica sportiva, dirigente, funzionari, tutti i dipendenti stanno predisponendo quelli che sono i progetti, i bandi, le partecipazioni alle gare, i permessi per aprire e riaprire cantieri che sono stati interrotti. Quindi un ringraziamento enorme va a tutti loro.